Che tipo di uomo vuoi essere? Mi dispiace, voi femminucce non potete farci niente. Aspetta, prima che venga tacciato come misogino. Quando parlo di uomo non mi riferisco al genere maschile. Che pettorali, guardate che roba! Quello con i muscoli che fa il cretino con le ragazze. Ehi, bambola! Oh, mamma! No, mi riferisco alla natura umana, maschi e femmine indistintamente. Quindi, fatta questa premessa, torniamo alla domanda: che tipo di uomo vuoi essere? Perché oggi a Gesù vengono offerte due tipologie di uomo e lui deve scegliere quale essere: quello che offre Dio o quello che offre Satana. Solo due tipi, altri non ce ne sono. Ma vediamo l'offerta di Satana, che c'è più gusto. Beh, diciamo che il suo modello di uomo è anzitutto uno che non accetta affatto il mondo com'è e vuole sempre trasformarlo. Infatti, se si trova in un deserto e ha fame, non accetta il fatto che ci siano Allora, solo pietre. comanda a questi sassi di diventare Le deve trasformare in pane. pezzi di pane. Cioè, vuole avere il potere di cambiare la natura delle cose. Quindi, se ad esempio il nostro uomo non può avere figli, che problema c'è? Piega la natura e fa la fecondazione artificiale. Le malattie, le sofferenze, gli ostacoli, da rifiutare. E non fa altro che deformare tutto per renderlo più appetibile. Di conseguenza, il nostro uomo non solo vuole cambiare le cose, ma anche gli spazi intorno a lui. Il deserto? E non va bene, no? Che razza di posto è il deserto? E allora si impossessa di qualunque altro regno che lo faccia stare a suo agio. E se in ufficio ci sta male, esce e va a casa. E se a casa ci sta male, esce e va al parco. E se al parco ci sta male, esce e no, è già fuori. Vabbè, fatto sta che si sposta continuamente senza mai trovare pace, perché pensa che ci sia sempre un posto migliore dell'altro. Infine, il nostro uomo che vuole cambiare le cose e gli spazi, ovviamente vorrà cambiare anche le persone. Esiste un solo modo per far sì che si accorgano di te. Vuole che si fiondino tutti su di lui. Buttati giù, Dio darà ordine ai suoi angeli di sorreggerti. Perché tutti devono essere pronti a sostenerlo, no? Guai se uno lo contraddice. Devi convincerli che ti ha mandato Dio. Insomma, che te ne pare? Forse questo uomo non ti convince tanto, anzi forse ti disgusta proprio. Però sappi che tu spesso scegli di essere questo qui, eh? Perché in altre parole le caratteristiche che ho appena elencato sono esattamente le tre tentazioni che ha sperimentato Gesù nel deserto. Ma tranquillo, perché lui stesso ci mostra quale tipo di uomo invece propone Dio. Un uomo che accoglie il mondo per quello che è, non per quello che vorrebbe, sapendo che non vive solo di pane e bisogni, che esistono anche le pietre. Un uomo che sa vivere ovunque viene messo, anche nel deserto, senza avere bisogno di rifugiarsi in altri luoghi. Un uomo che vuole accanto a sé chi è pronto a sorreggerlo quando cade, ma certo, ma sa che l'unico che può farlo è soltanto Dio, perché gli altri presto o tardi deludono tutti. E quindi, che tipo di uomo vuoi essere? Uno che vuole sempre cambiare tutto intorno a lui o uno che vuole cambiare sempre tutto dentro di lui?